Sì, parlando di sanità, e ti apro una piccolissima parentesi perché ti do la notizia che dicevi tu, cioè effettiva, non è possibile nelle grandi città allestire questo tipo di ospedali perché un medico di base da 15 giorni a Milano, che si chiama Guido Cali, che casualmente è anche il mio medico, sta cercando con lettere ad Arcuri, lettere al ministro Boccia, alla Protezione Civile di allestire delle task force che snelliscano il lavoro degli ospedali. In realtà non ce la fa perché la burocrazia lo sta uccidendo, perché mancano le assicurazioni, aspettiamo il Certo. capo delegazione. Quindi sono No, è impossibile. sconsolato, non riesce, non riesce. E Milano, siamo a Milano, quindi il cuore porta il cuore è il motore del mondo, come diceva qualcuno, quindi figuriamoci. No, sul MES devo dire che si ripropone in maniera feroce questo quesito. Io sono sempre stato dell'opinione che bisognava prenderlo, cioè. A questo punto, non c'è una, lo dicevamo prima, non ci sono condizionalità se non quelle di usarle per questioni mediche, basta. Noi Ma siamo perché all'emergenza continuate a sanitaria, ti dire? arrivano subito. Aspetta, aspetta un attimo, ti arrivano subito 0,08 di tasso, quindi siamo sotto. Tendenzialmente c'è però una cosa che mi. Io sono. A me il MES interessa più o meno, io avrei usato i fondi di coesione, quei 38-39 miliardi che sono ancora lì, che noi non sfruttiamo, ci sono recovery fund, c'è un sacco di roba da prendere, solo che non riusciamo a farlo perché non abbiamo la strumentazione adatta finora. Ma al di là di questo, quello che mi preoccupa molto, ma lo notavo, me lo faceva notare Sassoli l'altra volta, è il fatto che quei 400 miliardi di MES sono lì in Europa e nessuno li ha ancora presi. Io li prenderei, però il fatto che siano lì e nessuno li abbia ancora presi è come quando tu vai a un party e nessuno si avvicina al buffet, comincia tu per primo, perché ci sono dei problemi. No, è una cosa terrificante. Forse Cioè, il noi stiamo buffet è parlando di MES avvelenato. qua. Ecco, appunto, cioè c'è qualcosa, cioè, allora, quando io stesso mi sono guardato tutte le carte, le lettere dei 27 capi di Stato che assicuravano che la Troica non sarebbe mai arrivata, però alla fine il problema è nei trattati. Cioè, se noi non risolviamo i problemi dei trattati, è Certo. capace veramente che la Troica ci arrivi con la valigetta il giorno dopo, perché il problema non è concentrato sul MES, è sulla restituzione dei soldi. Certo. Se noi non dimostriamo che i soldi non riusciamo a restituirli, ci arriva la Troica. Ora, per me, se arriva la Troica è meglio che almeno risolviamo un sacco di problemi. Però, secondo il resto del governo, per me, però per il governo e credo per gli italiani non sia molto opportuno. Quindi, evidentemente, si vive questo contrasto anche, non è solo ideologico, è anche pratico, perché nessuno è andato a mettere veramente le mani nel MES. Io, ripeto, Esatto, lo prenderei esatto, subito perché in questo momento pensiamo con la canna del gas e esatto. dovremmo Ma non è prenderlo. vero, Però non è in questo vero, momento sì, fascina, non non ci è sono vero, i soldi ma non è vero, per la ma non è sanità non ci vero, sono. ma non è E come ci vero, stiamo non è lamentando? vero. Ma non è Abbiamo messo 8 vero, miliardi adesso, ma non ci sono. se 8 posso parlare miliardi 30 adesso, non ci secondi. sono Sì, gli 8 30 miliardi. secondi. Fassina Non dice quello che ha detto Conte, non ci serve il MES perché le risorse le abbiamo l'altra Ma sera. tant'è, abbiamo fatto 108 miliardi di scostamento, con oggi arriviamo a 108 miliardi di scostamento e collochiamo i titoli di Stato a tassi negativi, perché la banca centrale si sta comportando come si comportano le banche centrali in un'economia di guerra, Ma non stiamo cioè coprendo compra i tutto, titoli. non stiamo coprendo tutto coi Sì. titoli, comunque è spesa corrente, per me No, è sempre guardi, spesa corrente, guardi. c'è deficit. Ma Poi, per anche il carità, MES è deficit, può anche il stare. MES è deficit, anche il Certo, MES è però arrivano deficit. subito i soldi. Ma arrivano subito anche dai mercati, stanno arrivando, tant'è che quest'anno noi collochiamo, guardate, la cosa che per me insopportabile è l'accusa di ideologia. Voi siete ideologici e viene fatta da quelli, e non mi Ma io riferisco non a l'ho lei, detto, dottor Specchia. tant'è che ho No, 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 sollevato il no. dubbio, tant'è che ho No, sollevato il no, no, dubbio, ma non è il infatti caso. non mi sto riferendo a lei. Trovo insopportabile da quelli che non hanno letto una riga e accusano chi è su posizioni contrarie al MES di essere ideologico. Qua non si è ancora capito che la discussione che ci sarà settimana prossima, venerdì, con le commissioni bilancio sul MES non c'entra niente col MES sanitario. Si tratta invece della revisione del MES che è stata decisa Sì, un'era esatto, questo è vero, geologica fa. vero, Cioè a dicembre del 2019 c'è un paper della Fondazione del Centro di Berlino, fatto proprio nelle sue argomentazioni, nelle sue proposte da due noti sovranisti come Presidente Sassoli e Enrico Letta, che argomenta in modo puntuale perché la revisione del MES che si vorrebbe approvare nel esatto, Consiglio europeo di quello dicembre che dicevo è prima. drammaticamente sbagliata È sbagliato. rispetto alla fase in cui Esatto. siamo. E propone, come lei ricordava, dottor Specchia, propone la stessa proposta che ha ripreso Sassoli,
di mettere quelle risorse a disposizione della Commissione europea per garantire le emissioni di titoli e finanziare gli interventi degli stati, ovviamente su priorità definite, concordate. Scusatemi, con tutte che, le verifiche sì, è ricostruzione perfetta e precisa, giusto Pedullà, sì, perché devo chiudere poi questo